Oggi sono finalmente tornata a registrarvi un nuovo video. È tantissimo che non ne giro uno perché mi sembra l'ultimo di averlo girato circa 3 mesi fa, quindi prima del matrimonio, e quindi è veramente tantissimo. Poi magari se avete piacere vi farò un video dedicato al matrimonio, così vi racconterò, vi farò vedere un pochino di foto. Ancora le foto diciamo ufficiali non ce le abbiamo, dovrebbero arrivare a breve, quindi sicuramente poi li vedrete sul blog, ma se vi fa piacere vi farò anche un video a parte raccontandovi un pochino come è andata la giornata, insomma i preparativi eccetera. Quindi fatemi sapere se è una cosa che vi può interessare. Comunque, oggi, torniamo a oggi. Oggi vi farò un video in collaborazione con Francesca del canale La Sottilegna Rosa. Vi lascio qui sotto nell'info box il link diretto al suo canale. E abbiamo pensato di farvi questi piccoli video, perché abbiamo deciso di non farli più lunghi di 10 minuti, perché sennò poi insomma diventano logorroici. Io sono una che chiacchiera tantissimo, quindi ci siamo date come limite 10 minuti di tempo, in cui vi presentiamo 5 prodotti, 5 nostri preferiti, che sono di make up, di beauty, abbigliamento eccetera, più un prodotto jolly, quindi una cosa che non è tra queste categorie o può essere fra queste categorie, che però vi consigliamo, vi sentiamo di consigliarvi. Quindi questo. Stavolta lo facciamo come video dei preferiti, diciamo, dell'estate, quindi le cose che abbiamo usato di più e che insomma, ci sono piaciute di più durante il periodo estivo. Poi, se è una cosa che vi piace, pensavamo di fare una cosa mensile. Quindi anche lì lasciatemi un commento se è una cosa che vi può piacere l'idea di farlo mensilmente. Quindi cominciamo subito perché il tempo stringe. Prima categoria, make-up. Allora, io in questo periodo estivo mi dà un po' fastidio l'idea di truccarmi, comunque mi sento pesante, poi con il caldo si suda, ci sento un pochino appiccicaticci, eccetera, quindi l'idea di truccarmi, fondotinta, cose così, non ne metto. L'unica cosa che faccio, perché mi piace, è mettere un pochino di mascara e la matita dentro all'occhio, fine. Sulle labbra tendo a mettere principalmente burro di cacao, come anche adesso infatti ho solo il burro di cacao, però c'è una cosa che ho imparato a usare in questo periodo e che mi piace veramente tanto, e che secondo me cambia proprio l'aspetto del viso, lo fa sembrare più curato, e sto parlando delle sopracciglia. Disegnare le sopracciglia a me sta piacendo veramente tantissimo, non sono brava a farlo, però ho trovato da Sephora questo prodottino qui, che è della Benefit, che si chiama Gimme Brow, penso si pronunci così, ed è semplicemente un mascara colorato, ora io non so dalla cosa vedrete, con uno scovolino piccolissimo che proprio voi andate a pettinare le sopracciglia, e essendo colorato vi lascia anche un pochino di colore, quindi vi va a riempire le sopracciglia. E io devo dire che è un prodotto che non conoscevo, non ero abituata a farmi le sopracciglia, e da quando l'ho scoperto è diventato veramente il mio prodotto preferito, quindi questo io ve lo consiglio. C'è, mi sembra, in 2 o 3 tonalità, quindi per bionde questo mi sembra sia quello intermedio, il colore intermedio, ora qui non c'è scritto, ah sì, medium deep, quindi credo che ci sia poi anche il dark, quindi insomma se andate da Sephora c'è sia la versione mascara che matita, e ve lo consiglio. Altra categoria, beauty. Allora, io ero un po' indecisa su che cosa mettere come preferito beauty, e non so neanche se si può considerare un prodotto beauty. Comunque è questa qui, la crema prep, che io chiamo la crema americana, che in realtà di americano non ha niente perché è italianissima, però il packaging a me mi ricorda un prodotto americano, quindi io la chiamo la crema americana. E che cos'è? Praticamente è una crema, c'è scritto Derma Protective Cream Relax for the Skin, è semplicemente una crema
È una crema multiuso perché serve per un sacco di cose. È una crema che si trova dappertutto, perché io l'ho comprata al supermercato, e profuma di menta, di mentolo. A me ricorda il Vicks Vaporub, no, Vixine, no, Vicks Vaporub, quello che si dava da bambini, mi ricordo, la mia mamma me lo dava sempre qua. E quindi ha lo stesso profumo. E questa qui effettivamente serve per un sacco di cose. Qui c'è scritto: è un rimedio efficace per ogni tipo di irritazione della pelle grazie alla sua azione calmante, lenitiva e rinfrescante. Grazie alla sua original formula è adatta a uomini e donne, grandi e piccini. Prova in tutti i casi di irritazione contro gli arrossamenti da sole, vento e rasatura, per le punture di insetti, per le screpolature della pelle. Preparati ad un sollievo immediato e la durata. Preparati a un sollievo immediato e una duratura sensazione di freschezza. Effettivamente è vero, quando si dà proprio la sensazione di freschezza, penso che sia dato appunto dal mentolo. E io effettivamente l'ho usata per tutto, l'ho usata sia per le punture d'insetto che per le irritazioni. Tra l'altro si può usare anche sui piedi, sulle mani, quindi veramente è ottima. Io ve la straconsiglio, costa poco, vi ho detto, si trova sul mercato, quindi anche facilmente reperibile. Capo d'abbigliamento. Allora, come preferito io metto queste, che sono delle scarpine, dei sandaletti che ho preso a inizio stagione da H&M, e devo dire che li ho stra usati. Costavano, mi sembra, 9,90 euro, una cosa così. Quindi costavano pochissimo e l'avevano fatti anche l'anno scorso e non li avevo presi, mi piacevano, mi sono pentita. Quest'anno l'hanno rifatti, quindi ho deciso di prenderli. Sono comodissimi, sono sottili, quindi non è che siano scarpe chissà che, però si sta abbastanza comodi, sono carini, sono fatti così, quindi con questo pezzettino si legano alla caviglia. E sono veramente comodissimi. Il piede è praticamente nudo, quindi respira tantissimo. Il colore a me piace, quindi sono riuscita a abbinarlo con tutto, con i jeans, con le gonne lunghe, con i vestitini. E devo dire che queste qui le ho veramente, veramente strausate. Infatti si vede che qui sono un po' sciupatine. Però insomma, queste qui sono sicuramente il mio capo d'abbigliamento preferito dell'estate. Accessori dell'estate. Allora, come non nominare queste? Credo di averle veramente usate tutta l'estate. Sono delle collanine che si chiamano le donzelle e le fa questa ragazza che io ho conosciuto su Instagram, che si chiama Olia, ed è veramente brava. Ha uno shop online dove potete acquistare sia le collanine che fa lei, di diversi colori, di diverse anche composizioni. Quindi qui ci sono le palline, alcune hanno soltanto questi, come chiamarli, queste specie di perline tutte sfaccettate grosse, questo che ce l'ha grandi e piccoline, quindi ci sono un sacco di modelli. E allo shop online, magari vi lascio il link qui sotto, e fa queste collane che a me piacciono un sacco. In più vende anche accessori, orecchini, borse, una più bella dell'altra, quindi ve la consiglio. E questa qui è la collana, dicevo, che ho usato più in assoluto, forse per la composizione di colori, non lo so, mi è piaciuta tantissimo e ve la consiglio, sta bene veramente su tutto, ora magari proprio su questo no, però una maglietta bianca a maniche corte e questa vi rifinisce, oppure una maglietta a righe e la collanina, cioè proprio veramente vi risolve un look, quindi io ve le consiglio, andate a vedere e andate a dare un'occhiata al suo e-shop. Allora, cibo preferito dell'estate, tadan! L'avocado! Allora, io sono andata in fissa con l'avocado quest'anno. Lo conosco, lo conoscevo già, lo mangiavo già, però non so perché mi sono accorta di averne comprati una marea in quest'estate. Lo mangio con tutto, non lo mangio come frutta in sé, lo mangio come accompagnamento, quindi nelle insalate, con il salmone, con la carne, lo mangio veramente
tantissimo, mi sono accorta proprio di comprarne uno ogni 2 giorni praticamente e mi piace un sacco e quindi questo è sicuramente il cibo dell'estate. Come prodotto Jolly, e con questo si conclude il video, vi faccio vedere questo, il mitico, non so come si chiama, non mi ricordo più come si chiama, praticamente è il grattapelle morta per i piedi della Dr. Scholl, praticamente si accende così e ve lo passate sui talloni spepolati, eccetera. E è una cosa che avevo comprato l'anno scorso e in genere poi d'inverno lo accantono un pochino e lo ritiro fuori d'estate perché comunque il piede è scoperto, è più carino far vedere un piede curato che non, insomma, tutto con le pellicine, cose brutte. E quindi questo qui è il mio prodotto Jolly dell'estate che uso in combo con la sua cremina e che si chiama crema rigenerante pelle secca e effettivamente usate insieme il piede diventa morbido, cioè proprio liscio liscio, perfetto, a me piace un sacco. E li avevo comprati tutti e due, questi avevo preso l'anno scorso da Sephora e costava una ventina di euro. Una 20, sì, una ventina, 25 euro più o meno, ma so che adesso si trova anche in diversi supermercati, anche le ricariche si trovano facilmente e anche questo qui l'avevo preso a inizio stagione no, non a inizio stagione, quando c'erano i saldi sempre da Sephora perché c'era la confezione con 2 tubetti di crema a mi pare 5 euro, quindi ne ho approfittato, ho detto vabbè, costa poco, mi serviva una crema e l'ho presa. Effettivamente è buonissima, usati insieme sono fantastici. E questi erano tutti i miei preferiti per l'estate. Vi ricordo di andare a vedere anche il video di Francesca per vedere i suoi preferiti dell'estate. Lasciatemi un commento qua sotto se avete da consigliarmi qualche prodotto, se avete anche voi i miei stessi gusti oppure avete usato un po' di questi prodottini. Quindi niente, il video finisce qua, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!